Signor Presidente, insieme al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, siamo qui a comunicarle il risultato della votazione, con la quale in data odierna il Parlamento, in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, l'ha eletta Presidente della Repubblica con 759 voti. Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica, raggiungendo agevolmente il quorum dell'ottavo scrutinio, fissato a 505 voti, ottenendone ben 759 e diventando, di fatto, il più votato dopo Sandro Pertini. L'attuale Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha commentato il risultato della votazione, sostenendo che la rielezione di Mattarella è una splendida notizia per tutti gli italiani. I parlamentari dei vari schieramenti non sono riusciti, nei giorni scorsi, a raggiungere un'intesa su una valida alternativa al presidente uscente e dopo una settimana di mancati accordi, la fumata bianca è arrivata a seguito di 7 infruttuosi ballottaggi. Ecco ora le parole del Capo dello Stato, subito dopo la sua rielezione. Ringrazio i presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione. Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle regioni. I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Le precedenti coalizioni sembrano essersi sfaldate. Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, si è detta delusa per la scelta di rivotare Mattarella, nonostante le decisioni prese appena 24 ore prima. Mi dispiace, noi come Fratelli d'Italia abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, lo dico agli italiani, diciamo, che credono in noi, che penso stiano guardando questa giornata un po' attoniti, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare e penso che voi ne siate stati testimoni. Altri non ci hanno creduto. E mi dispiace perché nella riunione di centrodestra, nell'ultima riunione di centrodestra che abbiamo fatto nella giornata di ieri, l'unica cosa sulla quale tutti i partiti della coalizione erano d'accordo era il no alla riconferma di Mattarella. Non si sono fatte attendere le dichiarazioni del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Voglio innanzitutto esprimere un grandissimo ringraziamento al presidente Mattarella. Grandissimo ringraziamento per la scelta, che è una scelta di generosità nei confronti del Paese, e questa scelta di generosità nei confronti del Paese è oggi fondamentale, importante, necessaria. Credo che sia una bella giornata per l'Italia e credo che sia una giornata importante per la politica italiana, non perché la politica italiana ha risolto i suoi problemi oggi, ma perché la politica italiana oggi è più consapevole dei suoi problemi e forse può cominciare a tentare di risolverli. Sentiamo ora cosa ne pensano i baresi, li ha intervistati per noi Fabio Pengo. Il secondo mandato di Mattarella sembra aver convinto la maggior parte dei cittadini, che vedono la sua figura come la più adatta a questo momento storico. Volevo chiedere, lei è soddisfatto con il ritorno di Mattarella? E come è andata, sì. Non c'era nessun altro, quindi. Io, come cittadino italiano, sono contento che Mattarella conosce già la poltrona. Credo che questa sia la soluzione migliore che potesse essere trovata in questo momento. Credo peraltro che sia la soluzione anche più rispondente a quelle che sono le attese degli italiani. Non mancano però quelli delusi dal risultato delle elezioni al Colle. È stato un ripiego di tutta la classe politica. Mattarella lo stesso aveva detto che non si presentava. Entrambe le parti sono d'accordo sul fatto che il prolungarsi dei ballottaggi rappresenti un fallimento dell'intera classe politica nel rappresentare il volere dei cittadini. La politica italiana è tutta frastagliata. Non si erano voluto prendere le responsabilità. Hanno proposto 12-13 nomi, è mai possibile? Non sono in grado di trovare un accordo fra di loro e di non pensare al bene dell'Italia e a trovare delle figure carismatiche che possano veramente ben rappresentare l'Italia, non soltanto in Italia ma anche al di fuori dell'Italia ovviamente. Abbiamo anche chiesto se Mattarella fosse in grado di completare il suo secondo mandato. I baresi non hanno dubbi. Può portare a compimento il settennato? Penso di sì, con tutto il cuore. Farà il settennato completo. Meglio che vada avanti il signor Mattarella. E poi si vedrà in seguito.